Ma ehi, ben ritrovati in AndreLink91 su Yo-Kai Watch Jam. Continuiamo con la storia e siamo all'ottavo capitolo. Vediamo insomma che bisogna fare. Beh, dalla scorsa volta l'unica cosa che c'era da fare era di andare al Y Circle e non ho salutato questo ragazzino qui. Non ci si comporta così con i fan! No! E lui praticamente... Che succede quando non saluti un fan? Mi è capitato l'altro giorno... È una stupidaggine in un gioco, però... L'altro giorno mi è capitato e praticamente ha scosso la testa... Ha scosso la testa e ha fatto... questo non è proprio il caso. Eccola qui. E quindi... Possiamo entrarci, tipo? Ah, c'è la missione. Una missione di livello 5. E rifacciamo la storia di Hanako? Accettiamola. Non possiamo fare altrimenti. In effetti sì, piuttosto grande dentro. Forse si va... Ah, si va sottoterra, certo. Ho come l'impressione che adesso Ranto diventerà nostro alleato. Ho questa impressione. Livello 91. Ah, vabbè, nulla di che... sì. Però no. Così è un po' troppo... No, così veramente starei benissimo a giocare, però per voi è un po' distante. Potevo anche evitare di scontrarmici, ma... Visto che... Ah, però non è l'unica porta. O meglio, è la porta più grande. Ma ce ne sono altre lì. Forse però o non sono porte o non si aprono. Servono 8... Oddio, 7 sigilli. Tipo 7 medaglie. Beh, abbiamo sconfitto molti yokai fino a questo punto che ci hanno dato le loro medaglie. Quindi, ecco, le abbiamo messe. Stranamente funziona. Chissà com'è. Va benissimo. Però vorrei un attimino uscire per vedere se effettivamente... Oh no, non si può. Wow. L'oggetto più appuntito del mondo, scommetto che è. Ok, senti, va bene, però sbrigati a venire. Sì, va bene. Ok, per fortuna l'ho evitato facendo la mossa, se no mi apriva. Chi era quello? Oh, forte! Ok, sconfitti senza troppe conseguenze. E quindi? No, non è vero. Questa era la missione di livello 5. Stiamo scherzando, vero? Era una voce femminile. Oh, Wild, oh, Goromi. Goro è il rumore che fanno i tuoni in Giappone. Non è che in Giappone ne fanno Goro, però loro lo traducono come Goro, 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 Goro. Perché fa appunto, no, quel suono particolare dei tuoni. E lui quindi è uno yokai che spara roba elettrica. Ok. Roba. Quindi questo, se non lo sapete chi è, lo scopo... Ah, quello era Emma. Palese, solo Emma poteva essere. E intanto qui sopra stanno spostando tutti i mobili della casa. Tanto per cambiare. Ah, oh, gli alieni. Aspetta però, quindi subito lo proviamo? Eccolo! Wow.
Ah, bene. Vediamo un po' che fa. Ah, bello. Quindi lui proiettili, projectiles. Come dicono gli americani, projectiles. Ma non lo so. Ah, però è multiplo anche. Target multiplo. Beh, allora sì. Allora sì che ci siamo, raga. Però devo anche azzeccarci a chi sparo. Non è che posso far caso. E magari non essere ostacolato da... Sì. Ma praticamente lui non locca il bersaglio. Ok, fatto, vai. Ah, grande. Perfetto. Ah, ok. Nulla di troppo complicato alla fine. Andiamo di qua, prendiamo anche questi. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ottimo. Carino Wild Boy. Però, come sempre, la trasforma... Altri 3000 punti esperienza. Mamma mia, raga. Oggi facciamo tutti i livelli possibili. Però, dicevo, Wild Boy... la trasformazione, purtroppo, solo con Kengo Benimaru... Vabbè, ci accontentiamo. Non è che posso chiedere il mondo, però... Anche perché è tutto doppiato. Il gioco è tutto doppiato. Non c'è un dialogo che non sia doppiato. Ed ecco Big Black, signori. Qui ci vorrebbero i Men in Black perché è un alieno. Ragazzi, ce la possiamo fare. Non demordiamo. Ma a questo punto dovrebbe però venirci in soccorso una certa persona, mo non è per dire. Però sicuramente arriverà dopo che abbiamo vinto la lotta. Se riesco a vincerla, tra l'altro. Ah no! Eccolo! Io perché so già chi è lui. So quale Onryo lui ha. A meno che non lo prende dopo la lotta. Perché è molto particolare il suo costume. A meno che non fa come Shishio, che è quasi tipo una persona, ma non credo. Oh, Corranto! Grande! Livello 100! Davvero? Grande Ranto! Ottono Ranto! Allora viene il nostro soccorso adesso, lui. Beh, in effetti, per battere un coso del genere ci vuole un certo tipo di aiuto, eh. Non so se mi spiego. Mataro cosa vorrebbe fare? Eccolo. Dai, su, facci vedere, Ranto. Oh yeah, oh, calmati. Ma cos'era? Sì. Ma perché si avvicina? Come ha fatto ad avvicinarsi? Ehi. Ah, perché fa l'attacco particolare lui, ho capito. Ah, lancia questo, prima non me l'ha lanciato. Ah, perché è fisico. Vabbè, io a sapercelo. Ok, vabbè, qui possiamo anche semplicemente scappare, raga, E poi aspettare che si ricarica l'attacco con X. Con Y, voglio dire. Poi magari con X, eccolo. E gli lanciamo gli shuriken stellari. Non gli shuriken stellari proprio.
Sì, che poi Shuriken sarebbero le stelle ninja, come le chiamiamo noi. È forte però sto attacco X che usa lui, eh. Non male. Vedi, quando lui si focussa sull'altro, noi usiamo questo qui e lo facciamo fuori. Uai, sì! Pensavi, eh? Ehi, grande, eccolo! Why? No, 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 no. Tell me why, tell me why. No, mangiate questo, va. Tanto mangiucchio anch'io un pochetto, se non ti spiace. Ma Wild Boy? Ah, sei ancora vivo, no? Perché mi viene il dubbio, no? Scusami, tanto che ci siamo a sto punto. Facciamolo fuori. Guarda Wild Boy pure, si sta scatenando. E anche la sua medaglia. Ottimo, potremmo usarlo come boss alleato? Ecco, questa mi sa che era la vera missione di rango 5. Però, oddio, fin troppo facile. Magari rango 5 perché ci sono molti nemici da affrontare alla fine. Se no, nelle altre missioni ce n'erano molti di meno. Anche se poi sono comunque tre missioni separate alla fine. Devi farle tutte quante in successione. Però... Insomma, Ma quindi il gioco si aspetta che noi siamo di livello 100? Non penso che il gioco si aspetti che noi siamo di livello 100. Però lui ce l'ha messo a livello 100 per farci capire che insomma è potente. Però non ho la minima idea di chi possa essere Ranto. Attenzione. Non può essere un UFO. Invece sì. Ah, Ranto ci fa da protezione, ma... A meno che non ti abbiano riconosciuto, Ranto, come loro leader sovrano. Dov'è finito il nostro leader? Ah, ma è lì. Ok, perfetto. Quindi se ne sono andati. Perché non sempre nei videogiochi o negli anime gli alieni sono malvagi. E Ranto si unisce al gruppo. E lui anche ha una community particolare. Ora io le chiamo community, ma non è che è giusto quel mio il termine che uso io. Però capitolo 8 finisce così. Cioè, quindi questo era l'episodio 8. Iniziamo anche il 9. Perché no? Ecco, se lei non è un'aliena, non lo so. Ah, le interessa il club YSP. Oppure stanno in combutta loro due, il che è molto probabile. E quindi inizia come un giorno di scuola. Andiamo a scuola. Lui è un appassionato di UFO. Ho visto un po' la sua backstory e a quanto pare quando era piccolo si appassionò agli UFO. E adesso sa della loro esistenza sicura. Ecco, questa è la sorella. Marina. Beh, facilissimo a leggere il nome. Oni-chan. Ah, bene, da piccolo l'ha scoperto che ci sono gli alieni. Great job. Arian. Ovviamente ha la voce bassa lui, perché lui è il personaggio importante, no? Stava ripensando al passato e loro... Che ti è successo? No, nulla, andiamo. Dobbiamo andare da Enra? A parte che basta andare nelle quest, ecco. Ci ha chiesto di risolvere i 7 Twilight. E quindi... missione di livello 6 già. Ai ai ai. Sarà complicata? Se però è come quella di prima, no. Sarà molto facile. Purtroppo i cancelli della scuola sono sempre chiusi e non ne capisco il motivo. Potrei prendere Momo per viaggiare? Ma farsela a piedi a suo fascino. Al molo? Sì, al molo. Oh, forte. Al molo ci sono già stato, ma non per le missioni. Ah, quindi è lui che ci dà senza parlare con... Va bene.
Ma cosa è successo? Siamo finiti in prigione? E dobbiamo fuggire da lui, scommetto, vero? Però lui è secondino e controlla le celle. Ma perché? Useremo quella grata per difenderci? Non è molto sicura, non la vedo proprio tanto sicura. Ma che devo fare? Ah! Aspetta, e se lui non ci vede nella cella? Ah, nulla proprio. Allora, mi sono fatto beccare perché stupidamente ho saltato. Ma dai! Proprio all'ultimo? Quindi devo liberare questi. In poche parole, devo liberare i bambini, credo. Quindi quando mi nascondo. Ma lui non capisce se noi siamo aperti o chiusi? No, non lo capisce. È ritardato. Un altro e di qua un altro ancora. Perfetto. Salviamolo. Perfetto, possiamo andarcene. Tutti salvati! Ah, non è vero. Ma questo è più veloce già? Dunque, io sto qui, no? Se io sto qui a fare i compiti, ma dove arriva? Lui è tipo un. Mi ha visto fare i compiti, facevo finta di studiare lui. Ok, bravo. Vorrei studiarmelo un pochino meglio, vorrei studiarmelo. Quindi si ferma lì, si gira. Ah, fa il trabocchetto, che stavo per uscire. Faceva il trabocchetto l'infamone. Ok, tu sei qui, perfetto. Ma qui c'è quest'altro. Siccome mi sa di infame a me questo, ecco, vedi? Ho fatto bene a non uscire. Qui ora fa la grande infamata e controlla. E dai, potessi via sberle. Perché poi non basta semplicemente stare dentro la cella. Dato che c'è un riflettore, dato che c'è una camera che ci punta, lui controlla. E se ci vede che stiamo in piedi, tadanghete, arriva la sberla. Ma là c'è un altro ancora. Ma quanti sono? Ok, missione di livello 6, ma è una missione di livello rottura di scatole. Più che di livello 6 questa, raga. Bene, entriamo qui. Ah, lì c'è una porta, però non penso che serva a qualcosa effettivamente. Ma pure di qua. Cioè, no, lui non mi vede da qui, no, no, è impossibile che mi veda. Ah, ecco, mi hanno rinchiuso da un'altra parte ora, perché ho toccato queste sbarre rosse qui. Ah. Quindi era tipo una seconda parte? E se io tocco queste qui? Invece da dove mi rinchiude? No, sempre qui alla fine. Forse qui. Ecco, sì. Sì, infatti dove è illuminato c'è un punto per farsi gli affari propri e andare in giro per i cunicoli. Quindi se lei lì si sbriga, signore, io verrei e poi me ne andrei, eh.
Ma ragazzi, questo pure è uno che fa il giro lungo, proprio se la prende comoda, comoda, comoda. E controlla 10 volte quello che facciamo. Quindi, devo aspettare che vada sopra e non che arrivi qui. Perché come vedete finisce qui, no? E quindi è molto veloce a girarsi e poi a romperci il cervellino. Vedi, arriva. Controlla che tutti quanti siano nella cella. Quindi io lì non devo esserci in quella cella. Perfetto, vai. In questa cella non devo esserci io. Siamo fuggiti, ma mi sa che ce n'era rimasto ancora uno, raga. Mi sa che ce n'era rimasto uno. Mi trasformo in Kengo Benimaru. Proprio per sbaragliare i nemici che adesso abbiamo qui. Ma hai capito quella parte? Eh sì, faccio torno indietro, torno. Fatti fuori, perfetto. E quanti? Ah, cavoli, cavoli, ci fanno male, ci fanno male. Ci fanno male, non so se è il caso di combatterli, raga, eh. No, 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 fermati, fermati, fermati. No, 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 raga, ci fanno malissimo, fermati. Ah, devo sconfiggerli proprio? Attacco a ricerca un paio di scatole. Perché non è vero mai che attacco a ricerca. non ha seguito nulla. Ma io sono scappato, non lo so. Hanno fatto tutto quanto i miei amici qua. Vai. Abbiamo fatto non so come. Sì, la gente qui che ci fa... che ci dà la carica, certo. Ah, i detenuti erano. Perfetto. Ma cos'è? No, basta! Per favore, basta! Non ne posso più! Basta con sti cosi che inseguono! Ah, sono arrivato però. Vabbè, raga, non libero tutti perché non può essere. Qui altri nemici di livello 100 rotti. Qui siamo a livello 93, eh. Insomma, ci difendiamo bene. Non è affatto... Sì, però si gira sempre perché... Ragazzi, però le lotte qui non è che siano proprio... facilerrime, eh. Ah, ok, perfetto. Ci danno del filo da torcere. Del gran filo. Però insomma, me la sto cavando, eh. Beh, vorrei anche vedere con un attacco preventivo. Poi loro ci aspettano, tipo, oh ragazzi, noi aspettiamoli, eh. Non ti prego, basta ora. Ah, sì, sì, infatti. Proprio basta. Infatti, ci sono due boss. Sparta? sì. Livello 130, ma a cavoli. Se l'affrontiamo uno per volta, non credo che vada. Sì. Vabbè. No, così proprio non va proprio bene per niente, raga. Senza trasformazione è un po' difficile. Però il gran dannetto l'abbiamo fatto, lì. 310 di danno non è niente male. Io scappo e attacco, scappo e attacco. Perché non è proprio facilissima. Eh sì, evito, evito. Guizza! Oh, Henshin, pronti? Vai! Vai, vai!
Eh sì. Faccio colpi, no? Vai, attacco! Un po' sprecato lì, mi sa. Eh sì, si potenziano pure. Perché vi potenziate voi? Ah. Vabbè. Si può eliminare prima uno o poi l'altro, a quanto pare, eh? E possiamo fare del gran godo. No, 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 godo un cavolo. Non ho più nulla, ho solo questi. No, 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 fermati, fermati. Mangia, 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 mangia. Cazziarola! Bene, 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 bene. Bene. Aia, sono rimasto con Shishio. Bene. Vai, Shishio. Ragazzi, ora sì, ci facciamo del gran danno. Pum, pum, pum. E vai, Project Ice. Ragazzi, ce la stiamo per fare, eh. Ce la stiamo per fare, non vorrei dire nulla. Che è successo? Che è successo? Ah, ok. Mangia, 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 che ci serve, mangia che ci serve. Bravissimo. Mangia che ci serve, Shishio. Mazzun, ragazzi, mazzun. Mangia, 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 mangia. Mangia, 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 scappa, mangia e scappa. Bravo, bravo. Quanti danni ci ha fatto? Ma come? Oddio, 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 oddio. No, Jinpei. 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 Pescatore! A morire come degli idioti alla fine è la cosa più bella. Devo rifarla tutta quanta, no? Spero di dover rifare solo... Solo... No, davvero tutto? Non è possibile, no, raga, no. No, che palle! Ari, eccoci qua, l'ultimo stretch prima di completare questa missione. E non ho potuto potenziarmi perché non ho potuto usare le esfere che avevo, perché a quanto pare dentro il penitenziario non si possono usare. Il che, sì, mi sembra anche equo. Però se uno si dimentica di usarle, come fa? Non può. Ok, uno è andato, bravissimi! Bravissimi, quanta esperienza poi, quanta esperienza gli ha dato poi. È andato anche questo, dai. Vai. Siamo tutti a livello 99, tranne Shishio e Ryusuke, ma va benissimo. Dopo li potenzio con le sfere, loro due. Vai, prendi, prendi questa roba, mi sa che è buona, è buonetta. Dai, 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 malloppetto di denaro, perfetto. A posto. Fatta. Ci ho messo un po' a farla, più che altro perché bisognava scappare e nascondersi e scappare e nascondersi. Però alla fine ce l'abbiamo fatta. Questo episodio quindi sarà un pochino più lungo, ma ve lo dico alla fine che non serve a nulla, ve lo dico comunque. Quelli erano tipo dei sergente quadro giganti, molto giganti. Quelli erano i secondini del penitenziario, di qualunque cosa sia questo, non lo so. Ci spiegano perché erano... Aspetta! Potrebbe essere che è la punizione, no? Tipo dopo scuola stai in punizione perché hai fatto... Non so se in Giappone c'è, perché in Giappone ti mandano fuori e ti fanno tenere i secchi d'acqua sulle mani. Cioè, con le mani tieni i secchi d'acqua per un'ora, due, tipo cose così. Quella già è una punizione di suo. Quindi anche dopo la scuola? No, non credo, quello solo in America. Non so se in Italia c'è la punizione dopo scuola. È fatta anche questa quest, bene, bella, per carità, però molto stressante da un punto di vista psicologico, perché devi stare lì, poi devi aspettare, devi capire che giro fa, ti devi nascondere,
E poi se non ce la fai devi ricominciare da un altro punto strano. Mamma mia. Allora, a 10 Y drop me le prendo tutte perché servono. Questo è il giornale della scuola, va bene. Ah, abbiamo raggiunto il livello 100. Allora un attimino che assegno le sfere a chi se le merita. Tolgo qualcuno di loro e metto Ranto. Levo Ryusuke e metto Ranto, che ha anche più salute. E sinceramente Deep Space vorrei provarlo, se permettete. Teniamo Ranto, che sì, sta a 14 comunque, non è basso il livello che ha col suo Onryo, anzi è bello altino. Bene, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!